bicchiere pieno. Dici? Quello è un bicchiere super pieno di tanta soddisfazione, di, della gioia per il titolo italiano, per il record, per Tokyo 2020. È un condensato di quanto anche Nicolò, ce l'ha detto lui, lì di Elisabetta Caporale, di quanto ha dovuto soffrire per tornare a questi livelli dopo quel 59-01 del 2017. Sì, ed è una gara questa di Cinturana che, se vogliamo, libera uno slot, cioè occupa uno slot, ma apre un ventaglio di possibilità assolutamente inatteso, no? Perché questo Federico Poggio ha notato un crono che non sarà facile per Fabio Scozzoli andare a superare a marzo. Ha notato un tempo molto interessante. 59-4 potente, bello. 59-58 che insomma non si discosta di molto, oddio, un pochino sì, perché quando parli di un Cinturana. Centro Delfino maschile invece si diceva di rivolta Gianni Ponti, Codia, Burdisso, Razzetti, D'Angelo e Ceccone dal lato al basso della vasca per andare a superare la mancanza di grafica per corsie, come invece accade al mondiale, all'Olimpiade, all'Europeo, nelle grandi manifestazioni internazionali. Quindi un po' di ridondanza che male non fa per darvi punto di lettura della gara. Una gara che ha in 51 netto, 51.09 il tempo per Tokyo e 24.01 di Codia alla virata dei 50. Sì, cerca di impostarla sul ritmo veloce e non male il passaggio, 4.01. Adesso cerca di abbassare un po' la testa perché sta rimanendo molto alto, ha un buon vantaggio rispetto agli altri, un Codia diverso rispetto al mattino. Ultimi 10 metri di gara per un Piero Codia in vantaggio nettissimo, ultima parte tutta in apnea, un arrivo un po' lungo da 52.10 che gli consente però di vincere in ogni caso il titolo italiano davanti a Matteo Rivolta. Alla fine nel 100 sono sempre loro due, eh? Federico Burdisso sul terzo gradino del podio. Beh, bella la battaglia e Codia si è spento esattamente quando ho detto un Codia diverso rispetto al mattino, gli è arrivato il piombo addosso, gli ultimi 10 metri ha compromesso perlomeno un tempo sotto i 52 secondi, una gara fino a quel punto che non era malvagia, alla fine è diventata una gara buona per vincere il titolo, ma nulla di più, niente di speciale neanche Rivolta, niente speciale neanche Burdisso. E allora non lo dire più, eh? No, non lo dico più. Infatti sei notato con Martinenghi, sono stato zitto ma ero infiammatissimo. Eri dentro di te euforico, come dice Cristian Minotti l'Oscuro, l'allenatore di Simona Quadrella, ci piace essere euforici ma non l'hai manifestato, onde non andare ad incidere con malefiche influenze su quella che è la prestazione in vasca. Se posso, oggi stiamo vedendo un campionato davvero interessante sotto il profilo del progresso medio, anche in questa finale.